Stanno smontando la casa. Con la maglia di Rivaldo apro i cuori a tutto sbando. Va bene, la smetto. Sarà una registrazione interessante. Come sentite, ci sono dei lavori in casa, perché stiamo sistemando il salotto. Poi arriverà anche in camera mia il tecnico a sistemare la postazione. Finalmente potrò farvi uscire il video vlog, se tutto va bene. Nel frattempo siamo tornati su FIFA. Ho deciso, come abbiamo già fatto, di fare il pacchetto icona base da spacchettare ovviamente insieme. Mi raccomando ragazzi, spolliciate, commentate, scrivetemi se voi siete riusciti a trovare qualche icona nell'ultimo periodo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Ragazzi, questo è il primo tornati con il nuovissimo video della serie di FIFA sul mio canale. Questa è la mia squadra, il Favigitas Team, prorompente più che mai. Noi abbiamo questo Gattuso che potrebbe essere sostituito da un momento all'altro nel caso in cui dovessimo trovare qualcuno di figo all'interno del pacchetto icona base. Però ragazzi, c'è un però: il pacchetto icona che andremo ad aprire oggi non è l'unico di questi giorni. Infatti ho fatto un'altra sfida l'altro giorno dove ho spacchettato, ma non è andata proprio benissimo purtroppo. Ed è per questo che quest'oggi non è concesso nient'altro che sculare. Dobbiamo trovare qualcuno di veramente forte. Ad esempio Zidane, Pelé, Maradona. Non chiedo chissà cosa. Vi dico la verità però ragazzi, mi andrebbe bene anche un qualsiasi personaggio del vecchio Milan, quello fortissimo che spaccava tutti quanti. Prima di andare a aprire il pacchetto icona base, apriamo anche tutti i pacchetti gratuiti che ci hanno regalato. All'interno di questi pacchetti non ci sarà assolutamente niente, ma chi se ne frega. Poi non lo sai mai, come il mio amico ha trovato Messi completamente a caso, io non trovo neanche un giocatore raro. E fai il bravo per una volta. È comunque un pacchetto, potresti darmi un po' di fortuna. E invece lui mi ha dato Elia e una boiata. Non so se vedete, c'è il nostro amico boiata qui. Stephanie si sveglia e sa che troverò qualcosa di figo. Non è vero, non è questo il giorno. Neanche bandiera, proprio a dire beccati sta cagata subatomica. Incredibile, nel pacchetto quello gratuito c'è una carta buona. Vediamo un po' chi potrebbe essere. E Babbo Natale esulta, ma in realtà hai trovato Fekir, che non è niente di speciale. Più veloci della luce, siamo arrivati al momento che tutti aspettavano all'interno di questo video. Spacchettiamo quest'icona. Vi dico che non le conosco, quindi non fate cose strane, non dite cose assurde. È bianco perché ovviamente è un'icona. Attenzione, magari abbiamo scuola. No, non è vero. Non è possibile, non è possibile. Un altro portiere? No, mi stanno trollando ragazzi, non c'è verso. Non è minimamente possibile questa cosa. Io sono disgustato. Per fare la sfida avrò speso 500.000 crediti per Le Man. Ma per quale motivo? Laudrup l'altro giorno, vedete? Vabbè, non è così male. Ma avete capito cosa poteva uscire? Invece ho lui. Sono senza parole ragazzi. Va bene, questo è il nostro destino evidentemente, e ce lo dobbiamo far andare bene. Andiamo a giocarci una bella partita, che se no mi innervosisco, ve lo dico io. Sono l'unica persona sulla faccia della terra che nei pacchetti icone garantiti trova sempre schifezze. Ma che stadio ha questo tipo ragazzi? Ma dove siamo tornati, nella primavera? Ragazzi, concentriamoci, lo sapete che non è concesso perdere mai e poi mai. Stepney deve portarsi a casa la vittoria necessariamente. Grande Virgil van Dijk, spaccali tutti quanti, fagli vedere chi comanda. E Gattusinho intanto si salta un uomo, palla per Neymar. Questo campo lo odio raga, lo odio già. È iniziata ora la partita e già lo odio sto campo. Già, e cos'è sta roba? Gli ha dato una testata. Chissà, Zidane. Magari avessimo trovato Zidane, ragazzi. Magari. Vai così. Ci siamo. Mané fa quel che vuole. Mané salta una marea di uomini e la botta. Che parata ha fatto, dai. Avrei dovuto tirare il raso terra, invece ho esagerato. Va bene, no problem. Salah, appoggiala dietro. Palla per lui, che spara, ma non va. Non te lo faccio partire l'uomo qua sulla fascia. Neanche al centro. Manco al centro. Manco per sbaglio. Dove vai? E quindi, ora che l'hai dato a Aubameyang. Bravo, complimenti. Alla mia e riparto. Dai, Gattusino. L'ho passata! Gattuso è il prossimo che vado a sostituire. Non sto scherzando, eh. Un po' mi dispiace perché fa parte del vecchio Milan dei sogni. Questo era un fuorigioco assurdo. Mané con calma. La passiamo sopra. Bravissimo per Kanté, che prova a saltare l'uomo, ci riesce. La passi lì davanti. E c'è il tiro. C'è la parata. Mai una gioia per Stepney. Grande Neymar.
buon possesso, ci piace, un controllo eccellente di palla, Gattuso fa ripartire tutti, Kanté corre, vede l'uomo che si attacca su di lui, Mané prova a saltare l'uomo, non riesce. Io adoro questa squadra perché è molto forte, però ripenso a quando avevamo Mertens, Del Piero e un po' mi scende una lacrimuccia, perché comunque mi piaceva molto quella squadra, davvero tanto. Vogliamo far addormentare le persone che stanno guardando questo video o vogliamo farle gasare un po'? Su! Caduto da solo, palesemente, via, si riparte. Ante lì nel mezzo per Mané, che salta l'uomo, siamo in aria stavolta, lo fai sto gol o no? No way, è impossibile, non c'è il contropiede però... Nostro avversario pusha più non posso, ma sbaglia il pallone all'indietro, che però con un contrasto fortuito gli torna sui piedi. Vai, pedalare Mané, pedalare, sì! Che giocata da parte di Kanté, che si è rotto un braccio probabilmente, no. 1-0, per andare negli spogliatoi, fondamentale il vantaggio adesso. Al mio avversario piacciono le scene di transizione, fa iniziare sto tempo, voglio vincere la partita della vita, come on, ti brighe, data stai dormendo, mi fai perdere tempo, li mortacci tu. Andiamo! A inizio questo secondissimo tempo prorompente, vogliamo andargli già in tasca. Vai Mané, fagli vedere Mané che cosa sai fare. Partito da centrocampo, ragazzi, rientra sul tiro Mané, spacca quasi la porta. Il mio avversario voleva a tutti i costi mettere in pausa, puoi non quittare perlomeno. Sì, però non puoi perdere tutto il tempo della vita. Grande Virgil! Quante gioie mi regala questo giocatore. Oddio. No, cosa hai sbagliato, Mané? Non ho mai trovato nessuno che ha tenuto la pausa per 3 volte di fila. Quindi ora cosa sarebbe cambiato rispetto a prima? Spiegami. Dai, che sarebbe cambiato, eh? Vuoi fare un gol così? Ma vergognati. Occhio, raga. Occhio qua. Bravo. Che? Era pulitissimo il mio intervento. Neymar salta un uomo, fa un filtrante interessante per Salah che conclude, parata di nuovo, ancora noi, Kanté, è proprio lui, è proprio Salah che salta un uomo, è sempre in aria, il tiro ancora, parato, Mané la botta da fuori, parata, e gol! Che cosa? Fuori gioco di rientro, no way, tanto non te lo faccio fare il filtrante là, non hai capito, non ci arrivi... Non ci arrivi in porta. Sì, ma non è possibile. Un tiro, un gol. Cioè io mi rifiuto tassativamente. Cosa fa il portiere? Oh no. Non esiste, amico mio. È che hai capito subito di cosa si tratta. Vai. Capite che squadra sono io? Io sono questo e tanto altro. Boom. Che botta. No dai, che tiro ha fatto lì? No raga, Mbappé lo vendo. Sopra! Vai così! Jordi Alba! E stavolta lo prendi e stai anche zitto! Muto! Perché se io non vincevo sta partita facevo una strage, un disastro più totale. Mbappé, questo gol non ti salverà! Ti vendo! Nuovo contropiede! No, The Wall è caduto! È caduto The Wall, raga! Fermalo! Fermalo! Al 90esimo! No, io non ribalto la stanza perché non se lo merita. Sì! Ma ti rendi conto? Che schifo! Questa squadra, ragazzi, ci metto la mano sul fuoco. Nel prossimo video non la vedrete più. Siamo pronti ad una nuova partita. La squadra è sempre la stessa. Per ora. Qua adesso o vinciamo. Non ci sono alternative. Sono molto suscettibile quest'oggi, ragazzi, ve lo dico, eh. Ve lo dico. Guarda che non prendono un pallone! Non prendono un pallone, ragazzi! Vai Gattusino, toccagliela lì. Salah non ci arriva. Mai una volta in cui ho detto alla mia bocca, Salah ci è arrivato prima dell'altro. Devo far finta di uscire il portiere. Va bene. Dammi sto pallone. Ci mancava solo questo. Dai Mané. Vai così. Bravi ragazzi. No, posso dirvi bravi un secondo che fate una cagata? Dai. Ma che caspita, via di qua, via, basta! Non mi riprendi manco se paghi. Neymar, se salti quell'uomo è gol, ma saltalo, no? Kanté per Neymar che salta l'uomo, finalmente fa qualcosa e poi riperde palla. Faccio finta di uscire di nuovo, magari ci crede. Buona, c'è un corridoio per Neymar, c'è un corridoio. Sì, va bene, ok, è così che si ragiona, raga.
Che cos'era quello? Ferdinand, la passa lì a Mbappé, che ci pensa un attimo. Si gira, la botta, il paratone. Gattuso vede lo specchio della porta e ci prova. Primo tempo uno schifosissimo 0-0. Basta. Se facevi gol al primo tiro, guarda, mi arrabbiavo di brutto. Sono più persone mie che sue in area. Non va. 0-0 è veramente un risultato triste. Gattuso! La prova! Dai, ragazzacci! Dai! Quello? Non è fallo! Non è fallo quello! Via di qua! Come? Ma dai, il difensore si è imbambolato! È nostro! Sì! No, non filtrano mai! Non filtra un pallone! Ciao! Ciao, bello! Ciao, bello! Ciao! Dai! Lo vedete che prende ogni filtrante? Vai, Mané salta un uomo? Quando mai? Quando? Sempre lì, ragazzi, Ci ritroviamo sempre là. È allucinante. E poi sbagliano i passaggi. Potrebbe essere l'ultima occasione. Non sto scherzando. I'm not joking at all. Not joking at all. E vincilo una volta il contra... Ha già fischiato! 0-0. Cioè, due pareggi? No. Dopo due pareggi è ancora più sicuro quello che vi ho detto prima. Non vedremo più questa squadra, perché evidentemente ho perso il feeling che c'era inizialmente. Salutate pertanto l'attuale rosa del Favigitas Team. Io, ragazzi, spero che lo spacchettamento dell'icona vi sia piaciuto. Le partite sono state terribili. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Qua sempre tutto. Buonanotte. Devo assolutamente cambiare sta maglia di Rivaldo, vi prego. Stai dritto! Grazie!